Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, sono Worry e oggi ragazzi sono tornato con questo mio nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi vi porto una nuova storiella, ma prima della storiella ragazzi vi volevo dire che siamo su Infinite Warfare. Dato che ho portato solo due video su questo gioco ragazzi, ma già che ci ho messo 27 ore a scaricarlo, ecco, almeno uno o due video volevo portarli. Allora ragazzi, nel video precedente, che se non l'avete visto andatelo a guardare, ho parlato, insomma, ho detto che come gioco Infinite Warfare piace. E infatti ragazzi è così, alla fine mi piace, però ho fatto soltanto una partita, quindi non potevo ancora dire molto su questo gioco. Infatti ho trovato qualche piccolo difettuccio. E uno di questi difettucci, ragazzi, cioè ve ne dico solo tre. Ma non è difetti proprio del gioco, cioè cose che io proprio non sopporto di questo gioco. Qualche mio amico già lo sa, ma raga, sono cose che io proprio non sopporto. Magari ditemelo anche nei commenti se approvate come me questa cosa. Uno di questi difetti, ragazzi, è il tizio che parla ogni volta che c'è la partita. Cioè ragazzi, veramente, io vi giuro quanto non lo sopporto. Io ragazzi, è una delle cose che odio proprio di questo gioco in tantissimo. Non lo sopporto. Cioè, se mi dà l'idea di giocare tipo un gioco del DS o della Wii del 1600. Un altro difetto, ragazzi, è il designing dei robot. Cioè, porca miseria quanto cazzo l'hanno fatti male. I robot quelli lì... Vabbè, tanto l'avete capito, no? Io adesso uso quello lì con la specialista, quello lì. Però c'è uno specialista che è tipo un robot, ma è fatto malissimo. Raga, quanto cazzo è fatto male? Ma è brutti, cioè, fateli di meglio. E poi l'ultimo difetto... Vabbè, principalmente erano sti due, principalmente. Poi magari il terzo se mi viene ve lo dico. E nulla ragazzi, parliamo subito della storiella. Dato che non mi volevo dilungare troppo in questo video, volevo farlo durare pochino. La storiella ragazzi è una delle mie prime feste che ho fatto in compagnia comunque di amici, ste cazzate qua. E ragazzi era una festa, non mi ricordo se... Sì, era un 18° di un mio amico. E c'era un bordello di gente ragazzi, vi giuro, era tantissima gente. E io ragazzi non sono uno che bevo, i miei amici lo sanno, non bevo molto perché non è che non mi piace, ma non mi va di distruggermi proprio, cioè bevo ok, ma non per star male insomma. E allora, insomma, quella festa qualcosina mi hanno offerto, qualcosina ho detto vabbè prendo, ma non so se ero proprio, cioè magari ero un pochino così, però non ero ubriaco. Allora ragazzi, a una certa, quando... si fa un po' sul tardi, si comincia a mettere la musica tanto alta e ste cose qua. E un mio amico ha portato tipo, credo che un mio amico, non lo so, ha portato tipo delle luci che fanno bianco e nero. Tanti di voi avranno capito, hanno anche un nome, magari ve lo scrivo in descrizione, ma io non me lo ricordo più. E queste lucette qua, ragazzi, mi hanno distrutto proprio nella festa, perché io non le avevo mai viste, queste lucette qua. E ve lo dico proprio sinceramente, non l'avevo mai viste. E allora che succede, raga? In questa festa, verso tipo le 1, credo, hanno cominciato a metterle. E queste luci, almeno hanno dato l'impressione che proprio... Cioè, tu vedi tipo tutto a scatti, vedi proprio bianco e nero tutto a scatti. Quindi, magari una persona che vedi in bagno, tempo 3 secondi te la trovi in cucina. Cioè, non so se avete capito bene come l'esempio che vi voglio fare. Io, ragazzi, allora mi sono ritrovato in mezzo alla pista da ballo e ho cominciato tipo... Dicevo, ok, dopo un po' mi faceva male anche la testa. Ho detto, esco un attimo. Non l'avessi mai fatto, ragazzi, perché ho cominciato a... Cioè, muovendomi, ho cominciato a tirare calci e pugni alla gente. Ma perché cercavo di farmi spazio. Ma, raga, ne ho buttati per terra due. Cioè, sentivo la gente e mi faceva... Oh, ma che cazzo fai? Io, no, scusa. Cioè, ne ho buttati per terra, ragazzi, un macello e... Non c'ero abituato, ma... veramente, ho fatto una strage, porco due. Però, comunque, la festa è stata veramente troppo figa, raga. Veramente. A parte sta cosa qua che ho preso più insulti io che... Per tre vite io sono a posto, raga. Per tre vite di insulti... Infatti, da quella volta insulti non li ho più presi, perché... Ne ho presi talmente tanti che vado in giro con una maglietta con... Stop insulti, please. Comunque, ragazzi, prossimamente dovrebbe uscire un nuovo video che non vi voglio spoilerare niente, anche perché non sono sicuro se uscirà. Però, se uscirà, verrà veramente un bel video, secondo me, e... Piano piano, ragazzi, sto cercando di trovare nuove idee per i video, queste cose qua, quindi ditemi se... Comunque, ecco, un'altra cosa che volevo dire, ragazzi, ho scoperto che posso ritornare a registrare sui vecchi Call of Duty, quindi MW2 e queste cose qua. Quindi, non lo so, se volete magari che possa portarvi qualche video su qualche COD vecchio, a me va benissimo, raga, perché a me i COD vecchi mi piacciono un bordello, tipo Black Ops 1, MW2, MW3... Peppa Pig. Comunque, ragazzi, siamo su Deathmatch. Volevo provare a fare la sfida di Lama, che non so se qualcuno di voi l'ha già fatta, qualcuno di voi l'ha provato, che sarebbe il fare più kill possibili su Deathmatch a squadra, ragazzi. E no. Non pensate che abbia potuto fare qualcosa, ragazzi. Faccio schifo. A parte che il cecchino questo qua, io lo amo, regalo Widowmaker, mi piace troppo. Tanto che voglio stringere la mano a quel coglione che ha deciso di mettergli due colpi. Cioè, due colpi sul Widowmaker. Veramente, è come mettere quattro gambe a... cinese. Cosa?
E quindi, cioè, non ha senso, però, alla fine fa un botto di hitmarker e tutto, ma io, cioè, spero nell'intervention, raga, perché per me l'intervention era veramente qualcosa di bello, se veramente così, dopo tanto va a finire che lo patchano, sa? Quelli non stanno mai fermi, cioè, non è che patchano le armi, patchano i cecchini, mi pare giusto, no? Patchano i cecchini, pezzi di merda. E noi, ragazzi, mi è anche crashata la lobby, quindi in breve... mi è crashata insomma tutta la registrazione, è partita anche la corrente. Quindi, ragazzi, in breve volevo dire, stavo dicendo che sì, probabilmente patcheranno questa intervention perché tanto non stanno veramente mai fermi con l'Infinity War. Hanno patchato di tutto e di più. Ma comunque, ragazzi, in sintesi era tutto questo quello che volevo dire nel video. Per fortuna mi è crashato tutto mentre avevo finito di registrare. E noi, ragazzi, ci vediamo prossimamente, settimana prossima, con un nuovissimo video. Se riesco anche prima, ma purtroppo con la scuola sarò fuori per un po' di tempo. E quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e se non avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Un saluto da Warri, bella!